Carissimi ragazzi e ragazze, amici e amiche, bentornati. Nuova puntata di Leonardo risponde, estiva. un po' impegnativa, ecco, specialmente per seguire con questo grande caldo che c'è. No, rispondiamo subito alle domande, parliamo subito di cose serie. Titti Bruni chiede: buonasera Leonardo, può spiegare la differenza tra fede in Dio, vera fede, fare esperienza di Dio? Degli amici accaniti su questo punto, grazie Padre. Sì, bisognerebbe circostanziare un po' meglio, insomma, questa affermazione per essere magari più precisi anche nella risposta. Io posso più o meno farmi un pochino un'idea, insomma, queste cose. Esperienza di Dio, cose di questo genere sono espressioni che circolano da un pochino di ormai da un pochino di lustri più che da un pochino di anni. E diciamo, c'è un fondo certamente di verità, indubbiamente. Tuttavia, esperienza di Dio è una cosa che dobbiamo virgolettare, ecco, perché l'esperienza per antonomasia è cosa che cade sotto il dominio dei sensi, cioè, o di un qualcosa, come dire, di vissuto in maniera completamente, come dire, raccontabile, comprensibile. Di Dio si può fare esperienza, sì, però è un'esperienza, tra virgolette, poi è un'esperienza che va sottoposta a discernimento, perché non sempre è facile distinguere se ho avuto un'esperienza di Dio, se è stata una cosa emotiva. O addirittura a volte può succedere addirittura, insomma, che, come ci insegnano i santi, l'angelo delle tenebre si traveste da angelo di luce. Quindi sono sempre concetti un pochino evanescenti. No, la Chiesa ha sempre insistito sul fatto che la fede non è un fatto soggettivo, un fatto emotivo, cioè che dipende appunto dall'esperienza soggettiva, vera o presunta, di una persona. La fede è un fatto oggettivo ed è fondato anzitutto sui contenuti della fede, cioè cosa la Chiesa crede, le verità di fede divina e cattolica, che sono quelle sintetizzate nel credo che recitiamo la domenica, il credo esteso, il credo niceo-costantinopolitano, cioè tutto quello che noi anche come sacerdoti predichiamo, facciamo, non è altro che un'articolazione dettagliata dei punti di quello che è il credo, cioè quella è la fede divina e cattolica, ed è evidentemente, quando si parla di fede, almeno per chi vuole essere cattolico, come dire, il punto di riferimento per antonomasia. Quindi la fede è una conoscenza soprannaturale di alcune verità che ci trascendono, ed è, essendo una conoscenza soprannaturale, quindi cose che non sono evidenti, quindi non sono empiricamente constatabili. Io non ho nessuna esperienza della Santissima Trinità, d'accordo? Nessuno ha nessuna esperienza della Santissima Trinità, d'accordo? Neanche i santi che hanno avuto la visione intellettuale della Santissima Trinità, insomma, che non credo siano numerosissimi, anche se qualcuno c'è stato, non si può tecnicamente dire che abbiano avuto esperienza della Santissima Trinità. Questa conoscenza, appunto, è una conoscenza divina, di verità che non sono evidenti e a cui noi diamo il nostro assenso attraverso l'atto di fede, perché lo Spirito Santo aiuta attraverso un atto di volontà ad aderire a delle cose che non sono dimostrabili, anche se sono ragionevoli, e attraverso appunto un dono che viene infuso dall'altro. La fede viene infusa attraverso il sacramento del battesimo, insieme alla speranza, insieme alla carità, le tre virtù teologali. Ecco, quindi questo è il concetto basilare. Poi certamente Gesù nel Vangelo fa riferimento alla fede che sposta le montagne, quindi ha la fede come fiducia incondizionata in Dio, quindi come abbandono, come dare carta bianca a Dio al 100%, quindi è quella fede che non è soltanto, come dire, un pochino, mi si perdona il termine, un po' intellettuale, d'accordo? Così, un po' semplicemente aderente, cosa che rimane sempre la cosa principale, alle verità, ma che poi si, come dire, si articola, si compie in un rapporto con Dio e con Gesù in particolare, fatto appunto di fiducia, di abbandono, di amicizia, insomma, no? Ecco, però
quella che è la fides qua e la fides qua, tecnicamente chiamate in questo modo, che sono quelle a cui ho fatto riferimento, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, sono i parametri fondamentali della fede. È chiaro che in ambito protestante, se uno si sposta nel luteranesimo, tutto quello che ho detto non vale assolutamente nulla, perché per il luterano la fede è tutta quanta fiduciale, tutta quanta soggettiva e tutta quanta emotiva, e si basa sulla persuasione interna e della verità delle cose che ha detto Gesù, ma in particolare si poggia soprattutto sul credere nel suo amore, nella sua misericordia, e credere che esso, basta che io veramente ci credo, quindi come gesto, insomma, anche soggettivamente, emotivamente coinvolgente, sono giustificato e sono suo amico, eccetera, eccetera, no? Quindi bisogna fare attenzione, insomma, siccome anche in qualche movimento, movimenti, capite, allora, quelli riconosciuti dalla Chiesa sono riconosciuti dalla Chiesa, per cui non si possono, diciamo così, discutere nella sostanza. Ma anche se non si possono discutere nella sostanza, per quanto riguarda gli accidenti, quindi per quanto riguarda alcune modalità concrete poi di vita e di manifestazione di certe cose, in alcuni ambiti c'è certamente, insomma, qualche limite, qualche cosa di cui discutere. Quindi vabbè, non interrompo, insomma, perché altrimenti dedichiamo tutta la puntata a questo tema, che se uno vuole approfondire, ci ho fatto tante catechesi, insomma, su questo discorso. Basta che sul mio canale YouTube cerca fede e troverà diversi video, catechesi, insomma, tantissime cose, insomma. Anche quando ci fu l'anno della fede, insomma, che indisse ormai, insomma, era il 2012-2013, Benedetto XVI, l'anno prima della rinuncia, fece diverse catechesi, proprio appunto raccogliendo l'appello del Papa di sfruttare, diciamo così, l'anno della fede per approfondire appunto un po' la nostra fede divina e cattolica, no? C'è la playlist, credo, nel mio canale YouTube, in incontri di catechismo per gli adulti, insomma, che sono tutti quanti proprio un'esplicitazione, ecco, di quel concetto di fede di cui abbiamo parlato, finalizzati proprio a formare le coscienze dei fedeli in ordine alla padronanza, ecco, con ciò che la Chiesa crede. Bene, Luca Amato 2908 dice: Salve, secondo lei l'amicizia vera esiste davvero al di fuori di quella con Dio? Perché capita, gli amici ci abbandonano nel momento della sofferenza. Allora, l'amicizia certamente che esiste, ma l'amicizia con la maiuscola si legge nei libri sapienziali, Luca. Quindi noi quest'anno ormai sono circa 2 anni che alle ore sante la giovedì sera facciamo la meditazione sui libri sapienziali. Adesso non ricordo quale, ma una di quelle. I libri sapienziali sono il Siracide è l'ultimo, c'è il libro della Sapienza, c'è il libro dei Proverbi, c'è il libro del Coelet, ci sono i Salmi, insomma, no? Noi abbiamo meditato insieme appunto la Sapienza sicuramente, i Proverbi sicuramente, il Cantico dei Cantici sicuramente, qualcosa del Coelet, adesso stiamo meditando il Siracide. In una di queste ore sante sicuramente troverai il passo che dice che un amico è un tesoro prezioso, una rarità, lo troveranno quelli che temono il Signore. Quindi un'amicizia con la A maiuscola è un'amicizia certamente nel Signore. Se uno va a leggere l'ufficio delle letture del 2 di agosto, del 2 di gennaio, scusate, quando si celebrano appunto la festa dei santi Gregorio, Nazianzeno e Basilio. Basilio era il fratello di un altro grande Gregorio, Gregorio di Nissa. San Basilio è uno dei padri della Chiesa più importanti della Chiesa d'Oriente. San Gregorio Nazianzeno era soprannominato il teologo, insomma, una mente veramente straordinaria, insomma. Loro erano non amici di più, a un certo punto nella lettura, che credo sia scritta proprio da Santa San Basilio, dice che gareggiavano, diciamo così, nello stimarsi, nel limitarsi a vicende, c'era amore l'uno per l'altro. Dice: non esagero se posso dire che a un certo punto eravamo due corpi animati da una sola anima. Quindi ci sono tanti casi eccellenti di amicizia santa, anche tra persone di sesso diverso, anche se
Santa Teresa e San Giovanni della Croce scherzavano un po' con questa cosa, no? Perché loro erano molto amici. Però l'amicizia tra persone di sesso diverso va bene soltanto se ci si mette un bel metro di separazione di ecco, tra doppia grata, come erano i monasteri carmelitani, insomma, e poi un bel blocco di cemento o di pietra, dice, così è più sicura l'amicizia spirituale tra persone di sesso diverso, perché purtroppo la presenza del maledetto peccato originale, oltre a far fallire molte amicizie umane, perché le amicizie umane falliscono per questo motivo, perché tutti quanti lo desideriamo, ma tutti quanti siamo poi deboli, cioè l'amicizia fondata sull'amore gratuito, sulla vicinanza, sulla capacità di stare vicino a una persona quando sta in una sofferenza, quindi di dare veramente la vita per lui, richiede delle virtù, ecco, delle virtù che ce l'hanno certamente i discepoli di Gesù, discepoli di Gesù ben formati, d'accordo, e ben avviati nel cammino verso la santità. Non basta essere battezzati e dire una preghiera ogni tanto o andare qualche volta a messa la domenica, no? Quindi è chiaro che il grande amico, anche per questi grandi amici umani, rimane sempre Gesù, che è, come dire, l'anello di congiunzione eccellente, ecco, tra due amici umani. Così come, non per niente ci ha fatto anche un sacramento, se vissuto bene, il sacramento del matrimonio è l'anello di congiunzione tra un uomo e una donna, all'interno del cui rapporto, attenzione, anche se non è solo di amicizia, ma ci deve essere l'amicizia, cioè per chi è sposato, quando si dice chi è il mio migliore amico, la mia migliore amica, la prima cosa che uno dovrebbe pensare è mia moglie o mio marito, perché tutto quello che un amico ha, posso parlarci di tutto, posso confidarmi i miei segreti, mi sento capito, mi sento accolto, mi sento ben voluto, so che lui ci sarà, cioè ci sarà sempre, so che mi starà vicino nel momento del bisogno, nel momento della tribolazione. Questo è chiaro che evidentemente andrebbe vissuto anzitutto all'interno della relazione matrimoniale. Però purtroppo anche qui molti non si rendono conto dell'importanza del sacramento del matrimonio e dell'importanza del sacramento del matrimonio ben vissuto. Siamo figlioli miei cari in tempo di grande decadenza. Io insomma da sacerdote, da parroco, cercando anche di stare un po' in mezzo alla gente, cercando anche di andare, insomma, come la Chiesa ci esorta giustamente a fare, insomma, anche dalle persone che frequentano un po' poco, insomma, o per cercare, insomma, di come dire, di gettare qualche ponte, mi accorgo proprio che è stato distrutto tutto, cioè nel senso che in tante persone non c'è proprio più nemmeno l'ABC. Se si riavvicinassero, come speriamo, si dovrebbe ricostruire da zero, perché quello che c'è è il nulla. Proprio il nulla, proprio inteso come proprio ignoranza assoluta, proprio anche dell'ABC e delle cose principali della nostra fede. Scorro Giamma Laurenti, buonasera Don Leonardo. Domani la chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney, curato d'Ars, essendo anche il mio onomastico, chiedo un breve ricordo di questo grande santo. Sì, da adesso è difficile fare la biografia del santo curato d'Ars, insomma, il santo curato d'Ars, è stato un grande, è stato, nel senso che è stato un sacerdote straordinario, un parroco straordinario, direttore spirituale straordinario, un confessore straordinario, e ha unito una vita di preghiera e di penitenza intensissime ad un'attività apostolica e di dedizione alle anime ugualmente intensissime, quindi proprio l'immagine proprio perfetta del sacerdote, no? Perché se il sacerdote non prega e non fa penitenza non converte nessuno, però non può soltanto stare a pregare e fare penitenza, deve anche predicare, deve anche celebrare i sacramenti, deve anche andare verso le persone. Il santo curato d'Ars faceva tutti i giorni, visitava personalmente i parrocchiani, andava in giro dai malati, quindi era un vulcano,
in senso buono. E ha trovato anche il tempo poi di passare le giornate intere in confessionale, quando poi è diventato il parroco non solo di Ars, ma il parroco di tutta la Francia, insomma, quindi perché c'erano le file interminabili, insomma, no? Lui prima si è conquistato la parrocchia, una parrocchia che era piccolissima, ridotta veramente malamente, ci ha messo un pochino di anni perché io ne so qualcosa, insomma, no? Anche il santo curato d'Ars era un grande, ma nemmeno per lui funzionava la bacchetta magica, quindi i primi anni è stato subito sofferenze, solitudini, contestazioni, poi a forza di breviare in ginocchio, a forza di adorazioni, a forza di discipline, flagelli notturni, di lotte col diavolo, ha scavato, diciamo così, nei cuori e ha cominciato poi ad avere delle risposte. Quindi si è portato prima in chiesa tutta Ars e poi ha aperto il cuore anche agli extra parrocchiani, insomma, no? Una figura veramente straordinaria. Prima era patrono soltanto dei parroci, adesso non mi ricordo se Benedetto San Giovanni Paolo II stesso, lo fecero anche patrono di tutti i sacerdoti, insomma, no? Sacerdoti in cura d'anima, ovviamente, anche se non parroci, perché è proprio il curato, è proprio l'immagine di chi, insomma, dedica la vita alla cura delle anime, che è un ministero veramente molto, molto, molto delicato, che il Signore ci aiuti sempre, insomma, a farlo. Io veramente spero di combinare il meno guai possibili e di cercare di fare del mio meglio, insomma, no? Bene, Diego 3D86. Buonasera Donardo, volevo chiedere se la comunione delle persone divorziate e risposate è sempre negata, non ci sono esclusioni o casi particolari in cui è possibile permettere la grazia in anticipo. Allora, questa è una problematica molto molto complessa. Allora, il problema è che una persona è divorziata soltanto, non ci sono preclusioni di base, perché se è divorziata e vive da sola, certamente, se è stata lei la causa del divorzio, quello che l'ha chiesto, dovrà confessarsi, insomma, perché una volta una cosa fatta bene, ma una volta fatta la confessione, quando una persona vive sola, non ci sono, non è il fatto di essere divorziato, nemmeno il fatto di essere risposato, perché se la coppia delle persone sono risposate fa la scelta della castità, non ci sono problemi ad accostarsi alla Santa Comunione. Il problema è una persona che si è sposata in chiesa, divorzia, diciamo, si risposa civilmente o comunque convive, more uxorio civilmente, ed è evidente che non può fare la comunione a meno che non viva in castità. Io ci tengo sempre a precisare, perché non mi piace il fatto che, come dire, si appiccichi ai divorziati e risposati una sorta di etichetta, come se fossero i più peccatori di tutti, come se fossero una sorta di classe di bestie rare, d'accordo? E questi gli si appiccicano, ah, questi non fanno la comunione. Non è così, perché, e l'ho detto e lo dico tranquillamente, due ragazzi di 18 anni, d'accordo, che abbiano rapporti prematrimoniali ordinari, che abbiano fatto la scelta di avere rapporti prematrimoniali, stanno esattamente nella stessa identica condizione davanti a Dio, identica. Perché non serve andarsi a confessare, cioè, perché il motivo per cui due divorziati risposati non possono fare la comunione è molto semplice, perché non può sussistere, perché non c'è un minimo elemento, qualora si andassero a confessare, quell'elemento imprescindibile della confessione, che è il pentimento, perché il pentimento vuol dire dolore di aver peccato e proposito di non peccare più, che è quello che diciamo nell'atto di dolore. È evidente, su questo tutti quanti i papi hanno già, da San Giovanni Paolo II, anche Papa Francesco ha esortato, come dire, ad avvicinare le coppie che vivono in questa condizione, parlarci, rendersi conto, proporre un cammino, un percorso. Quindi poi la cura pastorale dei singoli, come dire, richiede l'attenzione. Quindi qui stiamo parlando di principi generali, poi la cura pastorale dei singoli è un altro discorso. Ma il motivo per cui una coppia di divorziati, risposati, che vive more uxorio, non può fare la comunione, non è perché c'è l'appiccicamento dell'etichetta, d'accordo? È lo stesso per cui due ragazzi non possono, che hanno rapporti prematrimoniali,
se trovano un confessore come Dio comanda, cioè quando gli dicono ho avuto rapporti prematrimoniali, il confessore certamente non è che se li mangia, gli dirà va bene, cioè va bene no, dico, ma è stato un incidente o voi avete fatto questa scelta? Perché se avete fatto questa scelta, facciamo così e ci mettiamo punto alla confessione, ne parlate insieme, ci pregate, perché se entrate nell'ottica che desiderate tendere alla castità e a provarci almeno, nessun problema. Torni e facciamo ti do la soluzione per fare la comunione. Ma se tu non fai questa scelta, non si può. Non è possibile. Purtroppo. La stessa cosa vale per due coppie, per una coppia di conviventi. More uxore, la stessa identica cosa. Tanto è vero che non sono l'unico, insomma, è prassi, diciamo così, pastorale e da parte quasi universale, che quando una coppia convive, gli si chiede come minimo di fare un po' di astinenza prematrimoniale, perché sennò diventa una barzelletta, d'accordo? Quando possibile, se la coppia certamente desidera fare un segno un pochino più forte, anche significativo, l'interruzione della convivenza, se non ci sono figli di mezzo e cose di questo genere. Questo è un segno ancora più significativo perché dà un segno anche all'ambiente circostante, no? Perché chi va a un matrimonio non deve, come dire, avere l'impressione, cioè, beh, questi convivono tanto uno, si può tranquillamente convivere, poi si sposa, tanto non fa niente. Non è che non fa niente, è chiaro che se una coppia di conviventi fa un cammino e si pente, addiviene alla decisione di sposarsi, fa una grande cosa, è una cosa molto bella. Però non deve passare l'idea che la convivenza è diventata una cosa normale, quindi facciamo il giro di prova, poi se va bene ci sposiamo in chiesa, se no non ci sposiamo e non fa niente. Adesso la problematica purtroppo è pastoralmente complessa assai. Certo, se trovi davanti una coppia che già è miracolo, che non dice sposarsi in chiesa, che non gli si può proporre l'interruzione della convivenza, non gliela proponi, e gli dirai: sentite ragazzi, però abbiate pazienza, cioè se volete un minimo di benedizione da parte dell'Altissimo, perché va bene che vi regolarizzate, però non si può offendere Dio fino alla notte prima e poi il giorno dopo fa il sacramento del matrimonio, insomma, che ti devi confessare prima della messa, perché cioè, diventa ridicolo poi, no? Quindi a volte ci vorrebbe un pochino di buon senso per risolvere, per affrontare i problemi, amici miei cari, insomma, no? Ecco, quindi questa è la situazione, quindi è un argomento certamente complesso che si basa su una serie di principi che devono essere chiari. Il principio è che accostarsi alla Santa Comunione richiede lo stato di grazia. Lo stato di grazia richiede la non presenza in atto nell'anima di peccati mortali, e questo se si sono commessi avviene soltanto tramite la confessione. Ma la confessione termina con l'assoluzione soltanto quando ci sia un minimo da parte del confessore di presunzione della verità del pentimento, non quando questo deve essere assolutamente escluso, senza possibilità d'appello, perché il penitente stesso ti dice: non sono pentito perché continuerò a fare quello che ho fatto. E in qualche intento a caso non è che viene data una sanzione, cioè, ah, quello non mi ha dato l'assoluzione, come se fosse cattivo, cioè, ha capito? Cioè, in quel caso il sacerdote non ha il potere di dartela la soluzione, capito? Perché il sacerdote non è più grande del Padre Eterno. Cioè, gli atti del penitente, tra cui il pentimento, il principale, secondo il Concilio di Trento, sono la quasi materia della confessione. Per cui se non c'è la materia, il sacramento non c'è. Se io consacro, anziché il pane azimo, un pezzo di un biscotto, quello non diventa corpo di Cristo. Perché? Perché è un biscotto. Se il penitente non è pentito, io posso mettergli e dire: io ti assolvo dai tuoi peccati quanto ti pare, ma sul braccio mio non c'è il braccio di nostro Signore Gesù Cristo. Non perché io non abbia il potere sacramentale dell'ordine sacro, ma perché sto esercitando un potere abusando io stesso. Cioè io non posso assolvere una persona quando sono certo che non c'è nessun segno di pentimento in lei, nessuno. E nessuna speranza, come dire, neanche un minimo su cui appoggiare la soluzione, capite? Se lo faccio, pecco mortalmente, io illudo il penitente di un perdono che non c'è stato, e quindi lo espongo a fare un'altra montagna di sacrileggi, perché le comunioni che farò non saranno comunioni che gli fanno bene. Spero che questo concetto sia chiaro.
Per cui un divorziato risposato che non ha intenzione di convertirsi, se si accostasse alla comunione in queste condizioni, farebbe un peccato gravissimo, quella comunione non gli farebbe alcun bene. La Chiesa, applicando seriamente questa disciplina, fa un servizio pastorale nei confronti di queste persone. La Chiesa non può obbligare i suoi figli a non peccare, non lo fa neanche il nostro Signore. Ci dice non peccate, ma non ti può mettere un cappio al collo, perché tu devi aderire a questa cosa convertendoti e scegliendola tu, d'accordo? È chiaro che però se non lo fai, non puoi chiedere di essere ammesso al sacramento dell'Eucaristia e non ti devi azzardare, che è, come dice la Chiesa, il sacramento dei vivi, il sacramento per accostarsi al quale è necessario lo stato di grazia. Vincenzo Corrupato, dopo il giudizio universale i nostri corpi risorgeranno, ma dove su questa terra oppure in cielo? Allora, Vincenzo Corrupato, queste sono domande che non ha senso farle, d'accordo? Perché quello che a noi interessa è la risurrezione della carne, poi il dove, il come, il perché, che sono, per carità, domande di per sé legittime, ma non necessarie. Il nostro Signore non ce l'ha rivelata questa cosa qui, e per cui è inutile andare a fare voli di fantasie, no? Ecco, tutto quello che il Signore ha creato, certamente la creazione, dove si trova la vita, dove si trova la vita, Dio c'è sempre, perché la vita viene da Lui, e non può andare a finire nel nulla, d'accordo? Quindi anche i nuovi cieli, la nuova terra, tutti questi linguaggi misteriosi di cui si parla nel libro dell'Apocalisse, nel Nuovo Testamento, come andranno intesi? Io, insomma, l'escatologia la conosco, il credo sobriamente, ecco perché la Chiesa anche nella formulazione della sua fede è sempre molto sobria, molto raramente, nemmeno sul peccato originale, che nonostante che ci siano diverse fonti, insomma, che accreditano una certa ipotesi sul peccato originale, ma la Chiesa non l'ha sposata. Perché nelle cose della fede, quando si entra troppo in particolare, si rischia, d'accordo? Si rischia. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Se apre il catechismo della Chiesa Cattolica, ci saranno misteriosi cieli nuovi e terra nuova, ma anche lì cieli nuovi, cioè noi oggi sappiamo che significa cieli nuovi, cioè che significa terra nuova. Non lo sappiamo esattamente, ma questo non è importante. L'unica cosa importante adesso è santificarsi, stare vicino a Dio, alla preghiera, ai sacramenti, moltiplicare le opere buone e acquisire più meriti possibili in modo tale che quando saremo morti avremo un altro grado di gloria. Basta, questo non è... Dio tutto questo ce l'ha ampiamente rivelato. Il resto avremo tempo tutta l'eternità per vederlo, quindi non essendo necessaria la salvezza, Dio non ce l'ha rivelato e non vuole. È una domanda, tanto per farla, per carità, cioè, ce la siamo fatta, io ho spiegato, insomma, che è una domanda che non ci si può rispondere e va bene, ecco. Però in linea di massima teniamo sempre presente che Dio ci dice le cose necessarie e utili. Quelle che sono non necessarie, non utili o di curiosità, non c'è di rivela. Ufficio stampa ANDPV. Forse non so se ho detto bene. Dice: buonasera, Don Leonardo, vorrei sapere cosa sono esattamente i salmi pregatori. Ne ho sentito parlare, ne ho cercati, ho trovato dei splendidi, forti, e mi chiedo perché non se ne parli mai. Grazie. Ma non se ne parli mai, amico caro, amica, non so come chiamarla, dipende dal tipo di ambiente, insomma, a cui si fa riferimento, no? Forse nel parlare comune non tantissimo, no? Ora, durante la liturgia c'è sempre un salmo responsoriale, no? E i salmi imprecatori, diciamo che tra le varie tipologie, che è una delle classificazioni, insomma, dei salmi che ci stanno i salmi di lode, i salmi di ringraziamento, i salmi di supplica, appunto, i salmi di lamentazione e i salmi anche imprecatori. I salmi imprecatori sono quelli un pochino più problematici, perché appunto, come dice il termine stesso,
lanciano delle maledizioni e delle invettive forti a volte contro i nemici. Quindi, in contesto veterotestamentario. Ecco, Gesù ha spiegato nel Nuovo Testamento, no? Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo, io odierai il tuo nemico. Quindi, nel linguaggio dell'Antico Testamento, anche di tante cose, come dire, era lecito anche, come dire, scagliarsi contro i nemici. I nemici di Dio, i nemici del popolo di Dio, e chiedere anche, insomma, giustizia, vendetta addirittura su essi, no? Ecco, i padri della Chiesa e gli scrittori ecclesiastici che hanno affrontato questi testi, che fanno parte del canone e che non possono essere ignorati e bypassati, ma dopo la venuta di Cristo, evidentemente hanno proposto, e certamente questa è la soluzione da seguire adesso, l'interpretazione allegorica di queste cose. Cioè, io posso mandare gli accidenti non agli esseri umani viventi, ma per quelli noi dobbiamo chiedere sempre la conversione. Se possono mandare gli accidenti, manco ai cattivi, proprio cattivi, eh? Quindi, gli accidenti vanno mandati soltanto agli inconvertibili, d'accordo? Si possono mandare. Quindi gli accidenti vanno mandati ai diavoli e alle anime dannate. Quindi l'interpretazione spirituale, chi sono? Quindi gli accidenti vengono, sono da interpretare nel senso che sono rivolti ai nemici della nostra anima. Quindi il diavolo, il mondo con i suoi idoli, se io dico maledetti siano i soldi che sono la causa di rovina di un sacco di persone, per carità, maledetta sia la lussuria e l'impurità che è causa di tanti danni, questo si può tranquillamente dire, insomma, no? Quindi, il motivo per cui anche non sono troppo, come dire, divulgati a livello comune, anche se ci sono evidentemente nel Salterio, ogni tanto la Chiesa ha espunto qualche parte un po' più violenta. Da che cosa dipende? Dipende dal fatto che se uno non c'è una buona cultura biblica e non c'è questo orizzonte, sono testi che possono essere malinterpretati, d'accordo? Ecco, perché noi gli accidenti allo stato attuale contro i nemici, chiedere che ti si sfracelli una pietra in testa, come sta scritto nel Salmo del Lamento su Babilonia, non lo possiamo dire, d'accordo? Non lo dobbiamo dire riferendosi a persone reali, viventi in questo mondo. Non lo possiamo dire manco che sono morti, perché non sappiamo se un morto è un'anima dannata o un'anima purgante o un'anima beata. Questo ricordiamolo, che nessuno lo sa, eh? Anzi, noi sappiamo soltanto, grazie alla Chiesa che canonizza qualcuno, chi sta in paradiso. Ma questo ce lo dice soltanto la Chiesa, non lo diciamo noi da soli, eh? Quindi questa è una mia pallino, insomma, che ai funerali noi dobbiamo affidare un'anima a Dio, nella speranza che sia salvo. Non nella certezza che sicuramente è salvo. Speriamo. D'accordo? E certamente non dare i lascia passare per il paradiso, insomma, perché insomma, un povero prete, un povero parroco è una cosa grande, perché è un ministro di Dio, ma non ha il potere di canonizzare una persona sconosciuta in sede di celebrazione del funerale. Quando per canonizzare una persona deve essere molto conosciuta. Devono essere esaminati gli scritti, la vita, le opere per anni, commissioni, controcommissioni, l'avvocato del diavolo, due miracoli, due decreti del Papa, insomma, quindi, cioè, che ha capito, insomma, no? Quindi, calma, insomma, prima di fare canonizzazioni, insomma, affrettate o cose del genere. Quindi, va bene, spero di aver risposto anche a questa domanda. Buonasera Donato, dobbiamo credere a tutte le visioni dei mistici e dei mistiche. Alla visione dobbiamo assolutamente no, d'accordo? Perché per quanto riguarda le rivelazioni private non ci sono doveri, d'accordo? Ci sono possibilità, no, possiamo, cominciamo a riformulare la domanda. Possiamo credere a tutte le visioni dei mistici e dei mistici? Evidentemente no. Possiamo credere a quelle visioni dei mistici e dei mistiche che appaiono, come dire, credibili, che appaiono fondate. Quindi, se qualche mistico o mistica è stato canonizzato dalla Chiesa, possiamo stare abbastanza tranquilli. D'accordo? Quindi possiamo leggere tranquillamente. Fermo restando che oro colato non possiamo considerare mai nulla, perché
anche negli scritti dei mistici e delle mistiche canonizzate possono trovarsi degli elementi, punto primo, di difficile interpretazione, punto secondo, di problematicità, diciamo così, capite? Perché quando c'è un'esperienza mistica compaiono tutta una serie di problematiche. Poi, tra l'altro, quando c'è una dettatura, quindi un segretario, quindi qualcuno che scrive, come per esempio accade a Santa Caterina da Siena, insomma, che scriveva al segretario, che dettava al segretario quello che viveva, c'è un passaggio ulteriore, cioè bisogna vedere, uno, quello che Dio fa vedere al mistico, due, quello che il mistico capisce, tre, quello che il mistico riferisce. È quello che noi capiamo e come lo riferisce, cioè se nel linguaggio che usa riesce lui a esprimere bene quello che ha visto. E poi noi che lo leggiamo, bisogna vedere quello che capiamo. Voi sapete, quando si riferisce una cosa, cioè se io devo comunicare a voi una mia esperienza, io posso avere anche una grandissima capacità descrittiva, d'accordo? Che è un dono raro. Quindi attraverso il linguaggio ti riesco a far immaginare un po' quello che io ho vissuto. Ma nessuno capirà mai quello che io ho vissuto così come io l'ho vissuto. Perché non l'ha visto, non l'ha vissuto. Capite? Noi non possiamo trasmettere le nostre esperienze a proposito di esperienze. Possiamo raccontarle, ma nel racconto, cioè se io racconto una cosa che ho vissuto, chi ascolta, se sono 10 persone differenti, si fanno tutte quante una rappresentazione personale propria, delle immagini proprie, che non è quello che ho vissuto. Gli assomiglia un pochino se sono stato bravo a descriverlo. Allora, capiamo la problematicità, quindi quanti livelli che ci stanno, d'accordo? Quindi, ciò detto, io sono il primo, insomma, cioè, ci sono delle persone mistiche che hanno lasciato degli scritti, poi quando c'è qualcosa di scritto, insomma, bisogna anche vedere il contenuto degli scritti, come appare, se appare attendibile oppure no, per i quali anche prima di una canonizzazione gli si può dare un certo credito se si ha, insomma, io un minimo, come dire, la capacità di fare un primo discernimento e dire sicuramente qui non c'è niente di contrario alla fede, alla sana fede divina e cattolica, e quindi pur con tutte le cautele dovute, quindi si può credere ma non si deve credere e non bisogna evidentemente prendere tutto come oro colato, né tantomeno sostituire i dati che vengono dal mistico, dalla mistica, alla fede divina e cattolica di cui abbiamo parlato prima, ma se siamo sempre su livelli, come dire, inferiori, e non fungibili. Quindi, con tutte quante queste precisazioni, è chiaro che se il Signore parla a qualche anima, dandole poi il compito di rendere pubblico quello che ha detto per l'edificazione di tutti, certamente che possiamo dargli credito. Attenzione sempre quando, però, quando uno ha qualche dubbio, è bene che parli con qualche buon sacerdote, con qualche persona, insomma, esperta, evidentemente anche aperta, insomma, a queste, cioè non è una persona che qualunque cosa che sia mistico la buttiamo subito al secchio perché è mistico. Cioè, questa posizione, che purtroppo, a quanto mi raccontano, a volte si viene in qualche modo intercettata, è un pochino estrema, d'accordo? Perché poi Dio è libero di fare quello che vuole. E se sceglie qualcuno o qualcuna per dire qualche cosa, generalmente queste cose sono finalizzate a comunicare a qualche attenzione particolare per un certo momento storico, per una certa situazione, per delle realtà un pochino contingenti, che hanno bisogno, diciamo così, di una parola profetica e forte, attuale. Quindi, siccome Dio c'ha la libertà di farlo, chiudere le porte a priori non lo ritengo un atteggiamento, insomma, corretto, ecco, che si abbia un pochino di prudenza doverosa, certamente sì, che si sia chiusi a priori mi sembra un po' troppo e certamente non credo, ecco, che sia la scelta giusta, insomma, no?